prendo. Vuole. Eccoci qua. Vabbè, mica dove vai, io faccio. No, fai il sottofondo, parla. Il sottofondo, ci mettiamo una musichina di sottofondo, no? No, non è che parliamo. Ok. Allora ragazzi, state vedendo in funzione la lavagna luminosa che avevo presentato, quanto sarà? 2 anni fa, mi sa anche di più. Fuori di più, mi sa. Sì. Ora, dopo giusto un po' di tempo, la vedete finalmente all'opera e ha riscontrato un problemino. Cioè, questi paletti qua stanno facendo gli stromboli. Perché chiunque abbia visto il video della lavagna luminosa, visto che è uno dei video più visti del mio canale, incredibilmente, probabilmente sì, ma nel caso non l'avete visto, guardatelo. Io faccio presente che per attaccare questi pali con cui ho attaccato la telecamera, con cui adesso sto riprendendo, per tenerli fermi ho usato i ganci, quelli per le scope da mettere alla parete. E funzionavano benissimo. Ora, non avendolo usata per parecchi mesi, ora che li ho rimessi, fanno fatica a restare attaccati, si spostano in avanti. Quindi ho questa qui, è una plastica che a un certo punto ha cominciato ad allentarsi. Ma potrebbe essere il responsabile, potrebbe anche essere la vite che ho messo là per attaccarlo, che ha la testa un po' troppo spessa. E quindi non andando completamente indietro non si aggancia perfettamente. Però vabbè, regge, l'importante, basta non dargli una botta col braccio e non ti casca tutto addosso. Ma che bello. No vabbè, nello spazio ce l'hai, mo dovresti proprio fare l'allargamento di braccia, tipo stiracchiamento, oh, lì, davanti, sopra la lavagna per farli cadere. No. Commenti su quello che sto facendo? Ah, cioè, fammi intanto andare sulla chat di Twitch, perché qua non riesco più a mettere su OBS la cosa della chat, quindi su OBS non la vedo più, devo trovare il modo di risolvere sta cosa.